Un libro ambientato durante la fondazione di Lodi, Jussi Santus. Come nasce quest'idea? Allora, nasce un po' anche con la complicità dell'Uni3, perché dalle prime lezioni che ho partecipato dopo che sono andata in pensione, l'ingegner De Palma è venuto a illustrarci un po' la storia di Lodi e da lì mi è nata l'idea di valorizzare questa nostra origine imbastendo un racconto e per renderlo un po' più coinvolgente, più piccante, anche con un taglio da thriller, quindi di un giallo. Queste informazioni su Lodi, come vengono? Allora, io l'ho ricavata da una pubblicazione, da un'ottima pubblicazione della Banca Popolare di Lodi, l'allora banca locale, che aveva fatto un libro, Lodi e la sua storia, dove avevano contribuito i massimi esperti locali di storia, dal professor Caretta, professor Samarati, professor Ongaro. Quindi è un testo che aiuta veramente a capire tutta la storia dalle fondazioni celtiche a quella romana, a quella medievale, fino ai giorni nostri. Quindi un thriller ambientato assieme a Federico Barbarossa. Esatto, proprio nell'epoca in cui Federico Barbarossa scende in Italia per rimettere un po' ordine tra i comuni ribelli e intanto sostiene le città a lui fedeli, tra cui Lodi, con tanto di atto di fondazione di Lodi nuova, chiamiamola così, 3 agosto 1158. Quindi Lodi è una delle poche città che, oltre a essere fondata da un imperatore direttamente, ha anche un vero e proprio compleanno, una data di nascita. Il lockdown ha dato una mano. Oh certo, il lavoro era iniziato, poi si era arenato, preso da mille altri impegni e il lockdown certo ha dato una forte spinta a completare l'opera. Opera prima, abbiamo detto, ma ci sarà un'opera seconda. C'è già un'opera seconda, anche questa ambientata a Lodi, qualche secolo più tardi, esattamente agli inizi del Cinquecento, nelle cosiddette guerre d'Italia. Nel conflitto quindi tra i re di Francia e gli imperiali, epoca in cui si è avverato, secondo alcuni, la sparizione del famoso tesoro di San Bassiano. Quindi anche questo è un thriller. Anche questo è un thriller, sì, c'è un cadavere, c'è una storia sottostante e alla fine si scoprirà chi sarà l'autore di questo delitto. Quindi non ci resta che leggere i libri. Direi di sì, come ogni giallo che si rispetti, il colpevole credo di aver potuto poter dire che è il meno sospettabile ed è il bello appunto del thriller.